Pensate che il mondo dell'antichità fosse completamente ignaro delle nuove terre scoperte dai navigatori europei di quell'epoca? Contrariamente a questa opinione prevalente, una mappa risalente al 1513 e chiamata Mappa di Piri Reis mostra in dettaglio l'Asia, l'Africa e l'Europa, oltre a una parte ancora sconosciuta dell'America. Questa mappa fu disegnata dall'ammiraglio ottomano Piri Reis nel 1513 e fu scoperta solo negli anni 20 del Novecento nel Palazzo Imperiale di Costantinopoli. Ed è ben degna di nota, poiché mostra dettagli esclusivamente disponibili ai più antichi cartografi europei. Le mappe fino a quel momento erano estesamente imprecise, basate spesso su modelli simbolici rather than sulle osservazioni stesse. La nord-sud data veniva spesso invertita, mentre Gerusalemme veniva collocata al centro del mondo. Le mappe più antiche erano spesso semplicemente modelli di altre mappe più vecchie adattati alle esigenze politiche della potenza dominante dell'epoca, differenziandosi asterisco già al piccolo con una sottile sagoma spatolata, che sta nelle mani di Poirot, aperta ma chiudibile asterisco tra di loro in virtù del potere dominante in quel momento sull'accoppiamento di nuove terre. Andare più avanti, fino al principio del XVI secolo, molte di quelle nuove terre erano ancora palesantasie e venivano considerate come facenti parte dell'Asia. Colombo e Vespucci erano a quei tempi completamente sconosciuti. Come sapevano le antiche civiltà tali dettagli? Nella mappa di Piri Reis, infatti, è evidente che la costa occidentale dell'Africa, la costa orientale del Sud America e la costa settentrionale dell'Antartide erano già conosciute in tale periodo. Si chiede perché la mappa di Piri Reis fornisce una rappresentazione così accurata di tali zone se, al pari di Colombo e Vespucci, l'Antartide era ancora sconosciuta? In ultima analisi, la mappa più misteriosa di Piri Reis non è tanto l'averne disegnata circa 3 secoli dopo la sua scoperta, ma l'averla disegnata prive della copertura di ghiaccio, che la ricopre da più di 8000 anni. Piri Reis aprì la sua mappa utilizzando altre mappe storiche, conservati sicuramente nella Biblioteca Imperiale di Costantinopoli sebbene per parecchi anni dopo. Ciò richiama un'altra mappa, quella di Boache del 1737, la quale mostra un'Antartide senza i ghiacci dei nostri giorni agli inizi del Paleolitico.